Cristian De Sica. Welcome and bienvenue, welcome. FM Day, my 800 stranger. A glucose Tuesday, je suis enchanté. Questa è la prima canzone che ho cantato in vita mia quando sono andato allo Sporting Club di Monte Carlo, perché a 18 anni volevo cantare. Mi tremavano le gambe, quella sera oltre a mio padre e la famiglia c'era anche Ranieri, la principessa Grace, Gin Kelly, mamma, in sala, Sergio Mendes, sempre del 66, e io dovevo cantare, pensa che incosciente. Allora, in quinta mi ricordo che c'era la vecchia Josephine Baker, perché era già anziana, che provava i costumi, perché poi il giorno dopo avrebbe fatto uno spettacolo, e mi aveva visto le prove, mi ha dato un bicchiere d'acqua, mi ha detto va, cosa hai fatto, cosa hai fatto. In cabaret, oh cabaret, new cabaret. Lo shock della mia vita l'ho fatto con Roberto Rossellini, perché ero fidanzato con sua figliga che è Isabella, allora glielo ti sistemavi ogni volta da tappava parte. Questo è un classico degli attori, eh. E allora rompevo le scatole a lei, perché mio padre me la fa lavorare, perché voleva che studiassi, e il padre mi ha fatto fare questo luogotenente criminale a un processo di stregoneria a Port Royal, che si faceva a Frascati, perché poi non c'era una lira per far film. E mi ricordo che a 18 anni, con sto cappellone, un paio di baffi, mi fecero fare questo personaggio insieme a tutti gli attori della Comédie Française. Scatolissima 72 con la Loretta Goggi, mi ricordo al Delle Vittorie, papà a un certo momento mi presentò qualcuno. Vai Gino. E allora io ho avuto l'onore, io ho avuto l'onore veramente di avere Vittorio De Sica come ospite, il quale Vittorio, grande Vittorio, mi ha presentato il figlio, e adesso la vita continua. Certo, io ti presento mio figlio. E così continuiamo per 20 anni, 30 anni. È un incubo, è una cooperativa la famiglia De Sica, la famiglia. E allora arriva il figlio di Cristian, nipote di Vittorio, Brando De Sica. Brando.